Ciao cari lettori, oggi è nuova recensione, parliamo del Topolino 35-3, 3530, un numero un pochino tondo, con questa meravigliosa copertina di Andrea Freccer e l'altrettanto bella copertina di Claudio Sciarrone con questo speciale 100 anni che sta andando avanti da un bel po' di numeri, ma andiamo a vederlo subito insieme. Vediamo questa copertina, ve la faccio vedere meglio, con questa scritta che purtroppo la va a rovinare. Spero che non diventi un'abitudine, perché ricordiamo anche che nello scorso numero è rovinata da questa scritta, ma anche l'altrettanto bella copertina di Claudio Sciarrone con la storia Once Upon a Mouse in Future. Scusate la pronuncia, ma la storia si intitola Costruttori Spaziali. Andiamo a vedere questo albo. Inizia subito con le pubblicità delle penne di Topolino che non prendono, no? 8 euro, due penne. Mi dispiace, ma non li prendo 8 euro, due penne. E inizia subito con Chiara tira a Topolina di Silvia Zicche con Pippo. Vediamo che stanno andando ancora avanti le Icons Collection, stanno andando avanti con Zio Paperone, Amelia, Pippo, però ovviamente penso che andranno avanti, perché qua dice 8 di 8, ma in realtà ce ne sono altrettante. E vediamo l'editoriale di Alex Bertani, che ho saltato, non ho letto, però ho dato un piccolo sguardo, ecco, con un annuncio. Ho letto una cosa perché a me piace tantissimo La solitudine del quadrifoglio, la meravigliosa storia di Zanche di Zanchinucci, e avrà un continuo, I cieli di Fantao. Io adoro perché, oltre ad averla letta nel Topolino originale, la possiedo anche in Deluxe Edition. E ovviamente la recensione è già sul canale per questa meravigliosa storia, con la quale ho amato il Topolino in tutti gli effetti. Qui c'è lo sketch di copertina e vediamo l'indice. Allora, dico subito una cosa, faccio una critica all'albo, non mi è piaciuto. Dopo vedrete il mio voto, quindi scusate per questo spoiler, ma non mi è piaciuto. Vediamo subito che la prima storia, Orizzonti Infiniti, proprio dedicata alla copertina, Topolino Giramondo, Gli Orizzonti Infiniti, è divisa in due episodi. Poi Blue Pix Valley continua con un falegname, episodio 2 di 5, Ciccio e l'interpretazione dei sogni e Once Upon a Mouse in Future, Costruttori Spaziali. Vediamo subito la prima storia. Storia di Francesco Vacca e Roberto Vian. Sicuramente la più bella dell'albo, sia in termini grafico, quindi una bella goduria all'occhio, ma anche in termini di sceneggiatura, di storia. Comunque vediamo che ha dei disegni spettacolari. Ve la racconterò brevemente perché non ve lo voglio proprio spoilerare, ma vediamo per esempio questa immagine, questa vignetta di Topolino che si trova sul cavallo. Che cavallo, cose che non vediamo. Però a me amo questo tipo di storie dove Topolino prende e gira tutto il mondo alla scoperta di nuove cose, nuovi orizzonti, eccetera. Ve la racconto in breve, ovviamente vi ho detto che è divisa in due parti. Ve la racconto molto brevemente. Topolino si ritrova a girare proprio il mondo e si trova in una popolazione di nomadi, in un popolo di nomadi, frequentato da nomadi, i quali decidono di spostarsi, come ogni anno, decidono di spostarsi in un altro luogo per il gelo, che quindi questo posto a quanto pare è freddo. E nello spostarsi, vi faccio degli spoiler, scusate. Osservano che questo posto è già popolato da alcuni e quindi devono in qualche modo trovare un altro posto ove trascorrere il gelo, e ovviamente ci riusciranno. E poi vi chiederete che cosa c'entrano questi uccelli, scusate, non mi viene il nome, le aquile, mamma mia, ce l'avevo sulla punta della lingua. Che cosa c'è? Non è una tradizione di questo paese nomadi, di questo popolo nomade, che a ogni anno devono liberare le aquile per concedergli loro la libertà. E un'aquila di queste, non ricordo il nome, perdonatemi, sarà d'aiuto proprio nel trovare il posto in cui vivere il gelo, che purtroppo, come ho già detto, è stato occupato da un'altra civiltà. Comunque facciamo i complimenti sia a Francesco Vacca sia a Roberto Vian, una storia che non pensavo di poter leggere.
100 anni di storia a fumetti, a me non interessa niente, ma penso prima o poi prenderò 100 anni di storia proprio a fumetti, questo qui, della Giunti, che è tipo in stile le più belle storie, sì, è sempre proprio di quella collana, quindi sicuramente lo prenderò. Io ne ho pochi, ne ho uno, due, scusate. Poi qui andrà avanti la storia, vi faccio vedere altri disegni, sempre molto molto belli, complimenti al disegnatore. E andiamo avanti con la seconda storia, dopo gli editoriali che ho letto con piacere, anche se il calcio non lo amo, i mondiali non li amo, ma in quanto pare oggi, no ieri, sono iniziati i mondiali femminili. Che a me il calcio non interessa, non vedrò. Consiglio dei libri e poi vediamo l'agenda della settimana. Andiamo avanti con la storia che non mi è piaciuta, non mi sta proprio piacendo questa storia di Blue Pixvile, perché la trovo ripetitiva, sembra che già l'abbiamo letta da qualche parte, non so. Comunque faccio i complimenti allo sceneggiatore, allo scrittore Corrado Mastantuono, che comunque la storia è bellissima, piena di dettagli, piena di dettagli, forse anche troppo dettagliati in alcuni casi. Storia veramente ben disegnata, lo continuo a ripetere, mi ripeto, ma la storia, proprio la sceneggiatura non mi è piaciuta, ve la narro semplicemente, cioè quello che ho capito. Paperone decide proprio di, come abbiamo capito nello scorso episodio, vuole ricostruire il Papersera e grazie ai cittadini riesce a ricostruire la sede del giornale. La sede del giornale che diventerà questa qui, e decide di sbobinare sul Papersera una notizia, una storia, che non vi dico niente di questa storia, cioè di questo strano signore e del padre che ben presto morì. Non vi dico nient'altro perché non ve la voglio spoilerare, perché a parte non ho capito granché, perché sinceramente non mi è piaciuta. Andiamo avanti con, vabbè, le barzellette e i colmi, e vediamo questa storia brevissima di 6 pagine, che carina. È abbastanza bella questa storia, l'ho letta, sono le classiche storie che si leggono in 30 secondi, ecco. Storia di Rudy Salvagnini, disegni di Paolo De Lorenzi, Ciccio e l'interpretazione dei sogni, che c'è anche qualche piccolo fuoriregistro nel mio album, possiamo controllare, non so se in tutti, ma almeno nel mio c'è un po' di fuoriregistro nei colori, ecco qua in particolare questo paperino, ecco. Oppure, vedete, vabbè, poco male, non mi interessa, l'importante è che la storia si può leggere e non è scritta male, ecco. Storia carina, lo ripeto, bella. E narra di Ciccio che si sveglia di soprassalto perché ha fatto un sogno in cui diventava leggero a causa di non aver mangiato una fetta di torta. E quindi diventa sempre più leggero da volare nello spazio, veramente, veramente divertente, mi ha strappato un sorriso. Carinissima. Poi vabbè, è disegnata anche abbastanza bene di Paolo De Lorenzi, lo continuo a ripetere, è colorata bene, vediamo di chi è il colore, lo controllo subito, vediamo di chi è il colore, di colore di Giulia Castoldi. Poi andiamo avanti con lo speciale giochi, che in quest'albo sono presenti ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e addirittura 10 pagine di storia, no, vedi? 12, vabbè, però sono le soluzioni. Quindi, vabbè, io non vi sconsiglio di farlo, ovvero di macchiare l'albo con una penna o una matita, quello che sia, perché si perde il valore, ecco. Andiamo avanti con questo, aspetta, ok, vediamo questo editoriale sui bambini che manda la posta dei lettori, qui niente di così emozionante. Niente di che, ecco, sinceramente. Comunque ringraziamo tutti i bambini che hanno partecipato, anche nonno Gabriele, anche papà Alessandro e Raffaello, oppure Laura, Cecilia, Ginevra, eccetera, che comunque sono dei bambini che leggo. Anche io sono un bambino, non tanto. Mi avventuro contro l'adolescente, sono un preadolescente oramai, perché ho, per chi non lo sapesse, 13 anni, tra poco 14, quindi sto diventando grande, anche se sembro piccolo. Stiamo uscendo sempre fuori dai dettagli. 4 salti nel passoio di continua di Gabriella Valera. E cosa esce in settimana in edicola? Non prendo niente. L'ultimo numero del club dei supereroi, Disney Big, Zio Paperone, grandi saghe, avventure di sport.
E vediamo la cover del prossimo numero, che è il continuo della cover che abbiamo visto l'anno scorso. Con 5 storie, vediamo, continua Blue Peaks Valley, un cercatore d'oro, sperando che non sarà la solita storia di Zio Paperone che va nel Klondike. Topolino e la via della storia, un giorno alle terme, continua questa bellissima storia di Francesco Artibani e Alessandro Perina. Paperoga e le cose fatte per bene, sapete dove c'è Paperoga? Mi piace. Pippo e la gita in bici, bella storia. Nonna Papera in una fattoria per due, e poi termina l'albo con Cassi. E questo qui è l'albo. L'albo in senso normale, non mi viene. E andiamo a vedere l'albo capovolto. Questa bella copertina, più bella questa forse, ma comunque bella copertina di Claudio Sciarrone. Penso Claudio Sciarrone è stato sicuramente l'autore più importante nell'anno per il coraggio, secondo me, perché comunque ha realizzato il primo albo in 3D, l'ultimo albo in 3D, quello là che abbiamo visto circa a fine maggio, che io possiedo ovviamente. E andiamo a vedere questa storia. La trama è semplice, però dobbiamo parlare di disegni. Sono spettacolari, cioè io quando ho visto questi disegni quasi quasi mi veniva da piangere, mi sono emozionato a guardare questi bei disegni, molto molto belli, semplici, ecco, però comunque sono belli. Vi narro brevemente la storia, che comunque è stata scritta da Francesco Artibani, ispirata a Bot Bullis, che va avanti da circa 6 storie, questa serie di storie che riprende dei cortometraggi antichi. E questa storia in particolare parla del grande trio dei film, quindi Topolino, Pippo e Paperino, che ricevono un'allerta dall'Agenzia Spaziale in quanto un meteorite si sta avvicinando alla loro navicella e quindi devono evacuare. E in quanto non ci sono navicelle disponibili, in quanto Paperino, Topolino e Pippo, anziché pensare a salvarsi loro, hanno pensato di salvare le loro piante, e quindi l'unico modo è costruirne uno velocemente. E combattono con tutte le proprie forze, per esempio Paperino scappa dai robot, storia bella, ecco, ve lo ripeto, scappa dai robot, e finalmente realizzano una navicella spaziale che non è molto, non è simile a quella originale che avevano previsto, però comunque funziona. E per fortuna, faccio lo spoiler finale, quindi chiudete il video, il meteorite non attacca l'agenzia spaziale, quindi rimangono tutti sani e salvi. Andiamo avanti con, vabbè, Dietro le quinte di Barbara Garufi, che quindi in interviste i due protagonisti, i due scrittori della storia, quindi un editoriale che ho letto, e questo è l'albo, 3,50 euro, ovviamente il prezzo non è aumentato, ma è aumentato proprio ora in realtà. E niente, facciamo una classifica, non mi è tanto piaciuto, come voto generale do un 7, di certo non è stato bello come lo scorso. Nel prossimo mi aspetto forse un po' di più, speriamo, anche se è un albo molto scorrevole. Le storie, tranne forse qui, tranne la prima, quella di Ciccio, ma questa qua in mezzo, proprio Blue Peaks Valley, non mi è proprio piaciuta, ecco perché il voto si abbassa così. Se no, se non ci fosse, scusate, usiamo un po' l'italiano, se non ci fosse stata la storia di Blue Peaks Valley, avrei dato un 8. Però facciamo una classifica. Primo posto, ovviamente, Topolino, Giramondo, Orizzonti Infiniti, seguito da Costruttori Spaziali, One, vabbè, Costruttori Spaziali, Ciccio l'interpretazione di sogni, e mi dispiace, Blue Peaks Valley, un falegname, non mi è proprio piaciuta quella storia. Il voto, diciamo, si alza leggermente, quindi diamo un 7 più per la copertina veramente bella, però allo stesso tempo si abbassa e quindi diventa di nuovo un 7 a causa di questa orribile scritta che sta diventando praticamente un'abitudine di tutti i fumetti. Io non sto criticando alla Panini e nemmeno a coloro che hanno ad Andrea Feccero, che ha avuto le... ma non credo che sia stata colpa. Comunque, non do la colpa alla Panini, ma mi sembra proprio un titolo acchiappa, diciamo acchiappa, no, acchiappa click come avviene su YouTube, ma acchiappa acquisto, perché viaggia ai confini del mondo. Quindi uno legge così e dice: ah, questo lì, questo fumetto, questo albo è bello. Vabbè, a parte questo piccolo commento, non c'è male.
E scusate per il ritardo perché oggi siamo a venerdì e la recensione è proprio uscita oggi. Le altre escono di solito giovedì, ma purtroppo non ho avuto tanto tempo e quindi per forza la dovevo pubblicare oggi. E io vi ringrazio, niente. L'ho parlato dell'albo e noi ci sentiamo al prossimo video che penso che sarà un video di un libro che sto proprio leggendo, Gianni Rodari, Le favole al telefono, per farvi un piccolo consiglio sul libro da leggere in estate, che può sembrare solo da bambini, ma in realtà non lo è. Ci sentiamo alla prossima. Ciao!